you <laughs> Bene, grazie. buon pomeriggio, grazie a tutti voi di essere qui con noi con Emons Audiolibri, grazie a Luigi Manconi e grazie a Fabrizio Gifuni. Mi metto qui così non, non li copro. Allora, io sono Flavia Gentili di Emons Audiolibri. E per Emons passo tantissime ore meravigliose chiuso in una sala di registrazione a seguire le letture. Eh, potrete ben capire che il mio è un lavoro privilegiato, fantastico e che mi regala tantissima gioia. Devo però dire che nei tre giorni di marzo 2021, i tre giorni... Che ho passato nello studio di registrazione a Prati seguendo la lettura di Fabrizio di Todo Modo di Sciascia, ho sperimentato una gioia particolare, una felicità particolare e anche un senso di, di esaltazione. Non è piaggeria, è proprio stato così. Perché mi sono resa conto che c'erano tutti gli elementi perché questo diventasse un audiolibro perfetto. Gli elementi erano sicuramente il piccolo, grande libro di Sciascia. La sua lingua meravigliosa perché lavoriamo con le parole, la lingua italiana, fantastica. Quando è bella, è veramente bellissima. Che a me mi è sembrata una lingua pudica al tempo stesso ardita. Io non sono una, una mh, critica letteraria, però mi permetto di dire quella che è stata la mia sensazione. E anche una grande potenza evocativa. Eh, rispetto agli anni '70 in cui io ero adolescente, mi ricordo anche che abbiamo parlato lungamente con, con Fabrizio di Todo modo del film di Petri e non solo. Tutti questi elementi eh, vibravano di grandissima energia. Naturalmente ci è voluto il mago. Il mago che ha messo insieme tutte queste cose e ne ha fatto, secondo me, eh, un grande audiolibro. Eh, Fabrizio, con la sua abilità, con la sua generosità con la sua fantasia e con la sua grandissima grandissima sapienza di grande lettore. Buon ascolto. Ah, ci sarà un firmacopie, scusate, ecco, vi dico dopo questa lettura presentazione ci sarà un firmacopie nel nostro stand che è C8 e Monsaudi Libri. Grazie infinite e buon ascolto. Allora, buonasera a tutti. Per non levare tempo al nostro meraviglioso relatore, ehm, vi dirò brevemente: ehm, io farò due letture, una all'inizio e una alla fine. Eh, per chi non avesse letto Todo Modo di Sciascia, molto brevemente, un pittore nato e cresciuto in Sicilia, che si è formato in Sicilia nella terra di Pirandello, approda in un momento particolare della sua vita in un eremo, in un misterioso eremo, l'eremo di Zafer, ehm, che è un qualcosa a metà tra un albergo, eh, un convento. E eh, diciamo, curiosando all'interno di questo eh, convento apprende che di lì a poco ehm, si sarebbero tenuti degli esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, che sarebbero stati tenuti dal grande sacerdote di questo eremo, don Gaetano, che è una delle figure più belle della letteratura sciasciana, e eh, gli esercizi spirituali sarebbero stati praticati diciamo, dalla. Eh, dalla classe dirigente italiana, cioè politici, avvocati, imprenditori, industriali, vescovi, cardinali, che si ritrovano periodicamente per questi esercizi. Eh, il libro è anche un giallo perché eh, avvengono dei delitti misteriosi e eh, quindi arriverà un procuratore, il procuratore Scalambri, con un commissario di polizia per cercare di capire come individuare il responsabile o i responsabili di questa spirale di delitti che si avviluppa nell'Eremo, perché a un primo delitto ne succederà un secondo e questi delitti potrebbero non avere, eh, non avere mai fine. Il passo che vi leggo è eh, diciamo un momento... Eh, Dopo il primo delitto, quando il procuratore è già arrivato e così il commissario e questa rete di sospetti si è già stesa all'interno dell'Eremo, il ministro si rodeva, mordeva il freno, calmissimo invece Don Gaetano e non diceva parola. Soltanto a tavola, dopo la preghiera e la benedizione, sollecitato da Scalambri, che stava alla sua sinistra, a destra io, cominciò a disgelarsi, ma evitando con impareggiabile perizia di avvicinarsi al delitto, tutte le volte che Scalambri tentava di condurvelo. Sapeva, secondo me o almeno intuiva, e anche secondo Scalambri che quando ci alzammo da tavola mi sussurrò all'orecchio se questo pretaccio parlasse, in un rantolo di rabbia da mastino che non può addentare la preda. Che facciamo, signor procuratore? Si avvicinò a quel punto a domandare il commissario. E che vuol fare? disse Scalambri. Restiamo qui. Ospite dell'albergo di Don Gaetano, che esca qualche cosa o non esca nulla, altro non possiamo fare che stare qui, a osservare, a spiare. Posso parlare? domandò il commissario, accennando con l'occhio alla mia presenza. E parli. Io. Io li arresterei tutti, Don Gaetano compreso. e che lo dice, caro commissario, che lo dice con aria sognante. Tanto incalzò il commissario: sono tutti nella condizione di quel tale che quando gli lessero la sentenza di condanna disse per tanti che ne ho fatti mai, mai mi avete incastrato per questo che non ho fatto mi state condannando, non le pare? E me pare, caro commissario, me pare. E da sognante diventando imbambolato e in un barlume accorgendosene, Scalambri impastò. Ma eh, questo vino fa scherzi, e eh? a letto me ne vado, a letto. E si allontanò ma fermo lasciandomi col commissario. E anche lui, borbottò il commissario guardando Scalambri allontanarsi, anche lui da arrestare. O anche lui che si metteva a complicare le cose avendo bevuto più di quanto doveva dentro una situazione che richiedeva lucidità e prontezza. Ma subito colto da preoccupazione per la familiarità con cui Scalambri e io ci trattavamo volle correggere e addolcire. No, anche lui dico, come me, ha fatto un certo effetto anche a me questo vino e eh. poi si sa, dove c'è prete c'è buona cantina. E eh, don Gaetano è un intenditore, dissi per stuzzicarlo, un vero intenditore, sì, non solo di vini, di tutto, oh, anche di delitti. Guardi, di delitti in genere non lo so, certo in confessionale, fogne aperte ne avviste. ma guardi, io mi ci giocherei insomma sarei disposta a scommettere qualunque cosa che di questo delitto qualcosa ha capito qualcosa sa e eh, ne sono convinta anch'io il commissario passò a un tono inquisitorio lo conosce bene non credo che ci sia uno che possa conoscerlo bene già approvò malenconicamente è un uomo straordinario, straordinario, terribile, terribile, molto intelligente, molto intelligente, sì, terribile, straordinario, molto intelligente, ma guardi, se io ce l'avessi tra le mani per 24 ore, a interrogarlo come dico io, come so io, don Gaetano vomiterebbe l'anima sua se anima... E non pensi per carità a maltrattamenti, a torture, no, io lo farei soltanto scendere dal piedistallo, gli farei soltanto sentire che per me lui sta alla pari del ladro di galline, del debosciato pescato coi suoi tre grammi di eroina in tasca. E guardi quando uno che si crede potente entra in un posto di polizia e si sente ordinare di togliersi le stringhe dalle scarpe, la cintura dai pantaloni. Crolla, mio caro amico, crolla che lei non se lo immagina nemmeno. Anche Don Gaetano, anche Don Gaetano, il Papa è Domine Dio. Provi a immaginare la scena. Il posto di polizia, una stanza squallida come la mia, quel tipico odore che gadda, fa sentire così indelebilmente e che assale le narici ogni volta che si parla di polizia. Guardi lo sento anch'io nonostante gli anni di assorbizione. Eh? Dietro la scrivania il commissario che non si alza, che non fa il minimo gesto, non dico di ossequio, ma di saluto. Il brigadiere in piedi che con indifferenza o addirittura disprezzo dice signor montini si tolga le stringhe delle scarpe la cintura dei pantaloni la fine mio caro amico la fine boh, a me mi piace di più immaginare questa scena con domine dio al posto del Papa. la immagini la immagini la immagini e si allontanò sorridendo ma subito tornò indietro preoccupato. Ma oh, mi raccomando, eh, questo è uno sfogo che io ho fatto a lei in confidenza perché so che lei la pensa come me. Sorridendo d'intesa e come per gioco domandai e come la pensiamo noi due? La pensiamo che zac! E mosse la mano in semicerchio a mietere, a decapitare e di nuovo sorridente si allontanò. Per la verità, da anni non mi avveniva di pensare che Zac ci fosse da mietere, da decapitare, e che un simile pensiero o vagheggiamento in me spento tanto rigogliosamente germogliasse in un commissario di polizia, anche se celato non avrei creduto. Ma tante cose avevo perso di vista, di tanti mutamenti non mi ero accorto, di tante novità, e non soltanto io. Anche la gente che incontravo ogni giorno era nella mia stessa condizione, ministri, deputati, professori, artisti, finanzieri, industriali, quella che si chiama, o si suole chiamare, la classe dirigente. E che cosa dirigevano in concreto, effettivamente? Una ragnatela nel vuoto, la propria labile ragnatela anche se di fili d'oro. Così rimuginando desolatamente su questa ragnatela, sul filo d'oro cui ero appeso, e come uno scostarsi di rami, un colpo di vento, potevano facilmente devastarla, e mi ero fermato davanti a una ragnatela che brillava argentea, non aurea come la nostra, tra i rami di un nocciolo, e scostai uno dei rami cui era attaccata, la curvai verso di me, per poi lasciarlo andare come balestra e vidi i fili d'argento spezzarsi e i ragni andarvi giù e su come i pazzi. Ecco, mi ero avviato nel frattempo verso la radura, dove negli altri giorni le donne prendevano il sole. Non c'erano. Andai oltre di un centinaio di metri e improvvisamente mi accorsi di Don Gaetano, che seduto su una pietra rotonda, una mola di antico frantoio, un mulino mi guardava fissamente, ma come al solito dandomi l'impressione che non mi vedesse. Mi avvicinai e più sgradevole e pungente ebbi l'impressione che non mi vedesse, che non volesse vedermi. Mi venne perciò di rivoltarmi e di essere con lui sgradevole e pungente. Qualcuno le ha rivelato in confessione di aver commesso il delitto, di aver testimoniato il falso? Si sieda, disse don Gaetano indicandomi il posto accanto a sé sulla mola. Io smontato cercai di resistere, recitai. Nessuno può sapere da chi si è amato quando Felice in sulla ruota siede, ma mi calai accanto a lui sulla pietra fresca, umida, come se trasudasse. Il silenzio era vasto, reso ancora più vasto e consistente da un lontano orizzonte di voci, motori, cani che abbaiavano. Facciamo una gara di silenzio, mi dissi che la campagna quella campagna mi riportava all'infanzia, ai giochi, tra cui erano quelli stanchi dei più movimentati, del non parlare, del non ridere, dello stare ad occhi chiusi. Sapevo però che l'avrei persa e infatti dopo un po' domandai: Che gliene pare di come conduce l'inchiesta il mio amico Scalambri? Ah è un suo amico. No, per niente, l'ho detto per come si usa dire, siamo stati compagni al liceo, non lo vedevo da parecchi anni, nemmeno sapevo che era entrato in magistratura. Dico "crede che arriverà un risultato?" E lei "ma come vuole che ci arrivi, povero Cristo, indagando dentro questa specie di congregazione, non dica povero Cristo." Di povero Cristo ce n'è uno solo ed è il Cristo. E sbaglia di grosso, sa, a credere che questa sia una specie di congregazione, no? è un canestro di vipere. Eh? E se stanno mordendo tra loro e non se ne accorge? Non ho l'occhio così esercitato da accorgermene. In ogni caso credo che non si morderanno a beneficio del povero Scalambri e chi lo sa. Basterà forse tirarli fuori dal canestro e vedere chi ha meno morsi e chi ne ha di meno è colpevole, immagino, immagini quello che vuole. E lei, io che? No, dico lei non farà niente perché Scalambri risolva il problema. Il problema è di Scalambri, non può e non deve essere mio, se sì, ma la giustizia... La colpa, l'espiazione, no, no, fermamente. Poi come estraendo le parole da una remota lontananza in uno stato di divinazione, veda credere che Cristo abbia voluto fermare il male, è l'errore più vecchio e più diffuso del mondo cristiano. Dio non esiste, dunque nulla ci è permesso. Queste grandi parole nessuno ha mai veramente tentato di rovesciarle. Piccola, ovvia, banale operazione. Dio esiste, dunque tutto ci è permesso. Nessuno dico tranne Cristo. E nella sua vera essenza questo è il cristianesimo, che tutto ci è permesso. Il delitto, il dolore, la morte, crede sarebbero possibili se Dio non ci fosse? Dunque il trionfo del male? No, non il male, non il trionfo del male. Bisognerebbe decollare da queste parole, dalle parole, eppure non abbiamo che parole. Bisognerebbe entrare nell'inesprimibile senza sentire la necessità di esprimerlo. Ma lei capisco non sa che farsene dell'inesprimibile, dunque scendiamo, scendiamo, ecco. Scendiamo alle antiche accuse, alle antiche difese, a Tertulliano, per esempio, che tanto disperatamente quanto inutilmente tentò di difendere i cristiani dall'accusa di essere totalmente sterili nella vita pubblica. Pratichiamo anche noi il foro, i mercati, i bagni, i negozi, i magazzini, gli alberghi e ogni altro vostro commercio. Con voi coabitiamo nel secolo. Ora, Giustissimo, dico io, solo che per noi il secolo, il mondo è ben altra cosa. È l'orlo dell'abisso, il terrore che invoca il terrore. Perciò voi giustamente ci temete. E aveva torto Tertulliano a chiedervi di non temerci, a rassicurarvi, mentre aveva ragione a concludere che nella misura in cui voi ci condannate, Dio ci assolve. Ma voi chi? Voi che vedete il secolo, il mondo, regolato dal foro, e il foro da Dio, anche se chiamate Dio con altri nomi. Senti scendendo ancora, lei che cosa mi dirà? Che di questo omicidio accaduto qui tra i suoi ospiti, del fatto che uno dei suoi ospiti è stato ammazzato e che un altro assassino molto probabilmente non pagherà, a lei non gliene importa nulla? Mi dice questo? Guardi, potrei anche dirglielo, ma. Sto soffrendo. E perché? perché c'è una parte di me ancora esposta, ancora scoperta, ancora vulnerabile se vuole e non è la parte migliore, mi pare di capire. Ecco che lei torna alle parole che decidono, le parole che dividono migliore, peggiore, giusto, ingiusto, bianco, nero e tutto invece non è altro che una Caduta, una lunga caduta, come nei sogni. L'ultima parola restò come imbevuta dell'aria, dagli alberi, da me stesso, sicché quando mi ritrovai solo, seduto su quella pietra rotonda, intorpidito, mi parve di essere stato colto per un momento dal sonno e di avere sognato. E forse più che per un momento mi alzai, mi incamminai verso l'albergo e già prima di arrivarci dai rumori, dalle voci, capii che qualcosa di nuovo era accaduto. Era accaduto che l'avvocato Voltrano, volando, si credeva, dalla finestra della sua camera, all'ottavo piano, era andato a spiaccicarsi su un mucchio di mattoni e tegole dietro l'albergo, dalla parte su cui davano le cucine. Innanzitutto, come si diceva una volta, un po' di reclam. Io sono cieco e per me gli audiolibro sono qualcosa di prezioso e di gioioso. Però sono convinto, convintissimo, che non siano un ripiego. Né tantomeno un prodotto per noi poveri handicappati, per le persone con disabilità, come è più giusto definirci. Assolutamente no. Si sente dire spesso questa formula, la realtà aumentata. Ecco, l'audiolibro consente una lettura aumentata. Perché la lettura in genere la si fa o in silenzio, ciascuno seguendo con i propri occhi le righe, talvolta con voce bassa, pronunciandole. E questo fa sì che le parole, anche le parole più belle, rapinose, inquietanti, conservano una sorta di inerzia perché sono lì depositate sulla pagina e scontano dunque l'immobilismo del quel testo sul quale sono scritte. Però ci sarà un motivo per cui secoli e secoli fa la lettura veniva concepita solo fatta ad alta voce. Ecco, io credo che la lettura fatta ad alta voce, e quindi per chi non legge, ascoltare la lettura fatta da altri, tanto meglio se fatta da Fabrizio Gifuni, dà a quel testo una ricchezza davvero imprevedibile, appunto aumentata perché alla limpidezza del testo, alla forza delle immagini, si accompagna come un altro senso, eh, ed è il senso dato appunto dalla voce che pronuncia quelle parole, che dunque dà loro una maggiore rotondità, ma anche una maggiore profondità, ma anche una maggiore vitalità. Quindi quella lettura diventa qualcosa davvero di vivo, qualcosa che si impone, che si insinua nelle nostre menti con una potenza che io credo la semplice lettura non può attribuire. E eh, tanto più quando, come nel caso in questione, la lettura che fa Fabrizio Giuffuni di todo modo davvero è qualcosa di forte, fortissimo. La eh, voce dà alla lingua di Sciascia, prendo i termini usati prima da Flavia Gentili, pudica e ardita, dà quel la screziatura che si esprime in questa successione rapidissima di vari accenti, tutti meridionali, se non sbaglio, eppure tutti così rapidi eh, nel sovrapporsi e nell'incrociarsi e nell'offrire, attraverso le sfumature, eh, le loro cadenze, le loro tonalità, così bene il senso dei caratteri di coloro che in quel modo parlano. Dunque io davvero penso che la lettura, o meglio l'ascolto, l'audiolettura, penso che sia un modo di definirla, dà a questo testo una vivacità che non va trascurata, va proprio raccolta, recepita e goduta. Poi c'è il testo. Ora su Todo Modo c'è una infinità di eh, letteratura critica, di critica letteraria, dunque. E dunque non sono io che posso aggiungere chissà quali interpretazioni originali. Però diciamo qualcosa. Si tratta di un giallo metafisico. Eh, uso questa formula un po' perché è stato ciò che immediatamente mi è passato per la mente, ma anche perché è un po' la sintesi di altre interpretazioni critiche. Giallo metafisico, per la verità, se dovessimo dare conto dei diversi sottogeneri, in questo caso è piuttosto un noir, ma non è così importante eh, questa differenza di definizione, è sicuramente un romanzo poliziesco, però con questa tonalità metafisica ed è tale perché qui si parla davvero del mistero, cioè. Il libro è come sovrastato, ma anche accompagnato, anche eh, come dire, eh, spiato, e poi intravisto, e poi intessuto di mistero. E questo mistero ruota intorno ai temi immensi: innanzitutto il bene e il male, e, e poi. E, e poi eh, L'indagine eh, sulla personalità umana e sulla condizione umana, ma quello che in Sciascia diventa davvero il talento di questo libro è il fatto che questa dimensione metafisica, questo discorrere di male e di bene, e di sfiorare, ma sempre con. Eh, pertinenza e precisione tematiche teologiche, tra le quali una che tra un attimo dirò, tutto ciò si dipana dentro, all'interno, nelle pieghe, nei passaggi di un perfetto meccanismo proprio del romanzo poliziesco. Ed è tale quel meccanismo perché c'è tutto c'è un'ambientazione poderosamente claustrofobica, ci sono dei personaggi che stanno tutti dentro la grande tradizione, in particolare quella anglosassone e francese del romanzo poliziesco, e poi ci sono quelli che possiamo dire tutti i tratti di una trama. Dunque, la dimensione metafisica passa attraverso il carattere, oltre che la parola, sì di Don Gaetano, il prete sul fureo e coltissimo, ma anche attraverso quello del commissario di polizia e del suo scetticismo. E tutto ciò poi si risolve in quello che, se... È. Per un verso il cuore e la sovradeterminazione del romanzo, cioè l'immanenza del mistero e anche la sua conclusione, perché il romanzo non ha una fine che disvela la trama, i delitti e i loro autori. Tutto ciò rimane non detto. Ma questo non detto rimanda proprio nelle parole finali a una interpretazione comunque razionale, profondamente razionale. Le parole finali alludono al fatto, dichiarano esplicitamente in realtà, che per disvelare il delitto bisogna individuare il movente, quindi il fondamento razionale, la ragione oggettiva di quel disordine prodotto dal reato, dall'omicidio, dal male che diventa azione e si fa delitto. Ecco, questo direi è il cuore vero del romanzo, ma questo romanzo io penso che sia davvero la più lucida, acuminata, spietata lettura del potere che certamente la letteratura contemporanea, ma direi anche la scienza politica ci abbia offerto. In apparenza, è l'analisi del potere, chiamiamolo così, proprio. Eh, Credo che sia giusto questo termine così definito, del potere cattolico, perché è qualcosa di più del potere democristiano. È un potere democristiano che ha delle sue fondamenti teologici, profondamente eh, anche spirituali. Dico, è qualcosa che va oltre a ben vedere, e questo spiega la sua durata nel tempo. La durata nel tempo di questo romanzo è un'analisi del potere politico in generale, ancor più del potere pubblico. Si può dire, indagando nelle pagine di questo libro che un'indagine su qualunque potere, direi sul potere dell'uomo sull'uomo. Qua sta la sua forza come dire, prevegente e, e così, e temeraria perché osa arrivare a questo. E davvero ritengo che in ciò vi sia eh, proprio l'analisi la, la, più intelligente fatta del nostro sistema politico e dentro quel sistema politico la più intelligente analisi fatta del carattere nazionale che quel sistema politico per un verso alimenta, per altro verso legittima. Allora, questo mi sembra poi molto interessante, Leonardo Sciascia, che pubblica questo romanzo nel 1974, cinque anni dopo viene eletto parlamentare con il partito radicale. Già un anno prima aveva scritto l'affaire Moro, dove rifletteva sulla tragedia di Aldo Moro nella prigione delle brigate rosse. Questo collegamento è davvero inevitabile, inesorabile, perché quando io dicevo il potere cattolico, nella sua grandezza e nella sua miseria, nella sua nobiltà e nella sua eh, complessità, poi si ritrova tutto nell'esperienza di Aldo Moro fino alla sua tragica fine. E non è un caso che Fabrizio di Funi, sempre lui, abbia fatto su Aldo Moro, rapito e detenuto nella cosiddetta prigione del popolo dalle brigate rosse ha fatto su questo una rappresentazione teatrale che io ritengo davvero molto importante. Poi, un anno dopo, inizia la partecipazione di Leonardo Sciascia alla commissione parlamentare che indagherà sulla vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e ne trarrà... Una relazione di minoranza, dove appunto ciò che egli aveva cominciato a scrutare nelle pieghe eh, di quel romanzo diventa eh, analisi del quadro politico e delle azioni pubbliche e dei comportamenti delle istituzioni in occasione del sequestro. Aldo Moro. Quindi eh, il passaggio tra l'opera del narratore e quella dell'analista politico e dell'analista sociale si intrecciano in continuazione e si alimentano virtuosamente e vicendevolmente. E quello che vorrei dire è che in questo eh, lo sguardo di Sciascia è sempre come dire, irriducibilmente razionale, Sciascia è un moralista. Ma nel significato grande che questa parola ha nella storia del pensiero, eh, stiamo appunto, abbiamo appunto come riferimenti i grandi moralisti del Settecento, in particolare del Settecento francese, abbiamo l'illuminismo come guida e ispirazione del pensiero di Sciascia al punto che è molto interessante, suggerisco questo raffronto, ascoltare l'audiolibro e vedere o rivedere il todo modo di Elio Petri. Per chi non riuscisse a trovarlo e non riuscisse, o non avesse modo di vederlo, non avesse tempo di vederlo, Do anche qui un suggerimento, proprio una reclam proprio dei tempi nostri. Andare su YouTube e cercare la scena della recita del Rosario. Eh sì. È qualcosa di formidabile. E la recita del Rosario come azione ipnotica, entropica e come eh, modalità isterica, ma davvero guardate trascinante e ci dice tantissimo eh, di come può essere vissuta una religione, ma non in spregio a quella religione e nemmeno in spregio a quella modalità, ma per cercare di comprenderla. Ma quello che volevo dire è che il film di Elio Petri a sua volta molto bello, è assai diverso dal libro di Leonardo Sciascia perché. Nel libro rimane, dicevo, questo sguardo razionale, illuminista, che conosce il mistero, lo ripropone, lo indaga, ma non se ne fa travolgere. Il film di Petri è un film, eh, come dire, cupo, funereo: è un film della decadenza. Eh, Petri vede nella vicenda di quel. Eh, di quegli gli esercizi spirituali, di quella aggregazione di gruppo dirigente eh, dentro quel albergo, che è una sorta di eco-mostro, vede la metafora della rovina, del eh, disfacimento della società e su delle sue leadership, quindi dà. Una versione apocalittica, estremamente intensa, eh, addirittura veramente tragica, ma è qualcosa di molto diverso. Quello di Leonardo Sciascia, a mio avviso, è una lettura che mi ostino a definire politica, proprio perché eh, nella sua razionalità conduce una diagnosi che può fornire. A chi la voglia leggere con attenzione e con modestia, anche gli strumenti necessari per superarla, cioè è una sorta di riscatto possibile della politica. Ecco, questo mi sembra il senso possibile di questo libro, che davvero penso sia stato sottovalutato nel nostro paese, che davvero costituisce. Grazie. Davvero costituisce. Eh, un documento letterario, e eh, sia chiaro: non voglio che sia accrediti, magari a causa delle mie stesse parole, un'interpretazione sociologica. Questo è un grandissimo romanzo che ancora oggi è capace di dirci sul potere qualcosa di unico e di prezioso. Grazie, Luigi. Ma, mi sembra che Luigi, prima di arrivare alla lettura eh, conclusiva di questo incontro, mi dispiace che il tempo purtroppo sia poco perché passerei io qui eh, molto tempo a parlare e anche a, a conversare con Luigi di tutti questi temi che mi, eh, che mi appassionano da sempre. Eh, io ho scelto di leggere questo libro perché lo ritengo uno dei libri più importanti di Sciascia e perché ha esercitato. Eh, su di me un, eh, da sempre in prima lettura un, eh, proprio una, una fascinazione potentissima proprio per i motivi a cui facevi riferimento tu cioè il Todo Modo è un grande apologo sul potere eh, calato in una dimensione contemporanea negli anni, eh, negli anni in cui è ambientato negli anni in cui esce il romanzo e quindi è anche un'analisi della classe dirigente italiana ma eh, riesce a vivisezionare proprio i meccanismi profondi che abitano qualsiasi centro di potere. C'è il potere giudiziario della magistratura che entrerà in gioco a delitti avvenuti, c'è il potere politico ed economico della classe dirigente che si trova riunita in quell'eremo, ma c'è anche... Il potere dell'arte, il potere dell'opera d'arte, eh, che è la visione di Sciascia, che è portata dal protagonista di questo romanzo, che è un pittore, che diciamo viene abitato come se fosse un, un, in alcuni momenti, in alcune dissolvenze incrociate, un alter ego di, di Sciascia porta il suo sguardo illuminista, laico e disincantato ma che si fa contagiare dai meccanismi del potere. Non è esente dai meccanismi del potere. E qui ci sarebbe un discorso insomma, meraviglioso, ma troppo lungo da fare, proprio sullo scontro fra, questi, eh, fra queste diverse forme di, di potere. L'arte ha un potere eversivo, che è quello di scardinare i meccanismi. Del potere, o questo dovrebbe avere, ed è questo che, quello che fa Sciascia nel libro. Il, il film di Petri è un film formidabile che però va in una direzione, come dicevi tu Luigi, eh, come, dire, è come se Sciascia alzasse la palla e, e Petri eh, andasse a fondo in una sorta di prefigurazione. Eh, preveggente perché quello che accade a Petri a volonté è qualcosa di sconvolgente. Nel libro il protagonista, voce narrante, è un pittore. Petri elimina il pittore e sostituisce, diciamo, lo sguardo della macchina da presa, cioè lo sguardo di Petri. Ma introduce il personaggio del presidente di Moro. E il film finisce come chi di voi ha visto il film? Con il presidente divorato e ucciso dalla stessa classe dirigente di cui lui è. Il eh, film è del 76. Il film è del 76, della due anni prima della tragedia. Infatti, questo è stato un film maledetto che non è stato proiettato in televisione per decenni, se non a tarda ora di notte, perché era un film. Non solo perturbante come era già nel 76 quando uscì, ma profondamente disturbante dopo, dopo quello che accadde. E tutto quello che hai detto sulla lettura alta voce non può che trovarmi perfettamente d'accordo. Io credo che la lettura alta voce eh, non soltanto dia modo di, di attivare tutti quei meccanismi di cui parlavi così bene, ma aiuti spesso ad aprire le maglie di un testo che in alcuni casi può uh, risultare, eh, le, queste maglie possono risultare particolarmente serrate, chiuse, ecco una lettura ad alta voce, cioè riportare al corpo quelle parole, aiuta ad allargare queste maglie e a liberare significanti e significanti con una libertà e un'imprevedibilità molto vicina a quella che è il pensiero dell'autore, perché queste parole... Partono da un corpo, partono dal corpo di Sciascia, così come il pasticciaccio parte dal corpo di Gadda, così come i ragazzi di vita parte dal corpo fisico di Pasolini. Da quei corpi, che sono uno diverso dall'altro, discendono queste parole che non si depositano magicamente su un foglio, ma vengono da quei corpi. Quando noi le leggiamo ad alta voce, è come se le staccassimo da quella dimensione orizzontale e gli facessimo fare il percorso contrario che è il più naturale del mondo, cioè riportarle al corpo. Va bene, mi dispiace che il tempo sia poco, ma eh, sentiamo le parole di Sasha. Come per improvvisa e disinteressata curiosità Scalambri che è il pubblico ministero aveva cominciato col domandare "Ma questo è un albergo o che so, una specie di monastero, di asilo? È un albergo che periodicamente diventa come lei dice una specie di monastero". Sì, ma dico è gestito come un albergo, no? Che vuol dire gestito come un albergo? Don Gaetano era già attento, guardingo. No, voglio dire, è tenuto a osservare le stesse norme di legge, lo stesso regolamento di polizia che osservano gli alberghi non gestiti da enti ecclesiastici o da religiosi o no? Non lo so, disse Don Gaetano. Eh, ma qualcuno lo saprà, immagino. Certo, suonò il campanellino che aveva davanti e nel silenzio che subito si fece chiamò Padre Celestri, dal suo tavolo il chiamato si alzò. Resti, resti dov'è, disse don Gaetano. Dica soltanto al signor procuratore che vuol saperlo, se noi siamo tenuti a schedare i nostri ospiti e a mandare copie delle schede alla polizia e abbassando la voce e rivolgendosi a Scalambri, che immagino sia questo che lei vuol propriamente sapere. Siamo tenuti, disse Padre Cilestri. Grazie, disse Don Gaetano e Ascalambri. Siamo tenuti, dunque. Ma dubito molto che Padre Cilestri l'abbia mai fatto. E perché? Ma come perché? Si risentì il ministro. No. Perché, caro signor procuratore, eh, qui siamo, siamo, siamo sempre tra noi, come in una specie di monastero, per usare la sua giusta espressione. Una specie di monastero, ma non è un monastero. Non lo è di forma, ma lo è di fatto. Ci raccogliamo qui ogni anno in tre o quattro turni per meditare, per pregare. Il ministro sembrava aver dimenticato i due delitti. E chi avrebbe avuto l'indelicatezza di ricordarglieli? Lebbe il commissario, dopo aver constatato, girando lo sguardo, che nessuno era pronto, chi sbalordito, chi timoroso, al sacrificio. Due delitti, eccellenza, due. Mi disse poi, io me ne fotto, io tra due mesi vado in pensione. Il ministro arrossì di collera, ma si contenne. Lei, signor commissario... Può tenersi la sua opinione, ma non ha nulla, non una prova, non un indizio per contrastare la mia, che è questa. Nessuno di coloro che siamo qui in questa sala ha commesso i due delitti. Lei dice: nessuno dei presenti, intervenne Scalambri. Proprio nessuno dei presenti. Dei presenti, fece eco con intenzione Scalambri. Dei presenti, ribadì il ministro, ma con qualche esitazione, come sospettando una trappola, e poi preoccupato, rivolgendosi a Don Gaetano, manca forse qualcuno? Nessuno disse don Gaetano con esasperata fermezza e fissò scalambri di uno sguardo che lentamente, come un obiettivo, si restringeva a diventare da spento che sembrava acuto e rapido, e al mutamento dello sguardo si accompagnava un movimento della mano destra, a somiglianza della zampa di un gatto nel gioco di tirar fuori le unghie e di ritrarle. E poiché, ecco, nessuno manca... Continuò il ministro: Io confermo e sottoscrivo la mia opinione. L'assassino non è tra noi. Poiché aveva alzato la voce, e dal momento che don Gaetano aveva chiamato padre Cilestri, tutti stavano in silenzio a seguire quello che si diceva al nostro tavolo. Le parole del ministro furono salutate da un coro di benissimo, giustissimo, bravo, e poi da un battimano frenetico e prolungato. Quando si spense il ministro disse Mi fa piacere notare che tutti condividiate la mia opinione, sollevandosi sulla sedia facendo un quarto di giro verso destra e un quarto verso sinistra. Aveva il dubbio che qualcuno fosse di diversa opinione? disse don Gaetano Beffardo e fu come se gli avesse gettato in faccia un secchio di acqua di accia. Al ministro mancò il respiro, annaspò a dire qualcosa ma non la disse. Peraltro, don Gaetano era passato subito a dire, per cambiare discorso, e cioè per tornare a quello tra lui e Scalambri, sì, Temo proprio che il padre Cilestri abbia sempre trascurato il dovere di trasmettere alla polizia la scheda dei nostri ospiti. È un'infrazione grave eh, per un qualsiasi gestore d'albergo gravissima. Lei vuol dire che io non sono un qualsiasi gestore d'albergo e la ringrazio. No, L'ha detto Sua Eccellenza disse Scalambre indicando il ministro. Oh, ma io lo dicevo così come opinione personale, senza sapere, senza conoscere, soprattutto senza la più lontana intenzione di mischiarmi, di interferire. Del resto io non sono ministro dell'interno, della giustizia, mi occupo di ben altre cose per mia fortuna. Non intendeva elargirci immunità, concluse Don Gaetano. Piuttosto lasciando da parte la gravissima infrazione in cui siamo caduti. In cui sono caduto. Voglio dirle, ma convivialmente, spero me lo conceda amichevolmente, i pensieri che mi sono venuti quando lei ha fatto la prima domanda ex abrupto, e si intende che uso l'espressione con malizioso richiamo al procedimento cui una volta dava nome. Una volta, convenzionale e immeritato omaggio al nostro tempo, poiché ogni procedimento, diciamo di giustizia, si è svolto e si svolge sempre, ex abrupto, anche se diluito nei tempi e nelle modalità. Quando lei dunque ha fatto la prima domanda, se questo è un albergo o una specie di monastero, credo sarebbe stato più esatto domandare se è un albergo o una sede di confraternita. Io ho subito pensato, fece una pausa come aspettando che Scalambri gli desse il permesso di continuare e di essergli amico. Dica, incoraggiò Scalambri, ma con una certa inquietudine, ho pensato, ecco, siamo a tavola a spezzare lo stesso pane e a bere lo stesso vino, ma lui non dimentica di essere inquisitore e giudice. Come io non dimentico di essere prete. Che terribili missioni le nostre, terribili e necessarie. E direi che sono terribili nella misura in cui sono necessarie e necessarie nella misura in cui sono terribili. Siamo i morti che seppelliamo altri morti, Dio mio. Si prese la testa tra le mani, i gomiti puntati sulla tavola e coprendosi gli occhi come per vedere dentro di sé tanta terribile necessità, fece un certo effetto. Anche su so di me devo ammetterlo. Solo il commissario restò a sogguardare con ironia lui e noi. Quando Don Gaetano riemerse tra noi, lasciando cadere le mani a palma in su, quasi a mostrare le stigmate della crocifissione da cui scendeva, disse, Ma come mi spaventa l'essere prete? Di più mi spaventerebbe l'essere giudice. Le parole di Cristo sono tremende. Non giudicate. Affinché non siate giudicati. Non proibisce il giudicare, eh? ma lo pone in diretto e inevitabile rapporto con l'essere giudicati. Leva prima la trave dal tuo occhio, e allora avrai la vista capace per togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. Noti? La trave nell'occhio di chi giudica, la pagliuzza nell'occhio di chi è giudicato. Non avrà voluto intendere che solo i peggiori giudicano, scelgono di giudicare, possono giudicare in forza delle loro colpe, della loro colpa, ma solo dopo essersene confessati e liberati, Scalambre stava in penosa attenzione e tensione. E per concedergli tregua come il gatto col topo, Don Gaetano divagò. La trave, la trave. Dalla prima volta che ho letto questo passo o che l'ho sentito, sempre ho pensato a Polifemo accecato da Ulisse, a Polifemo che si strappa dall'occhio la trave fumigante. E chissà se a Gesù non sarà accaduta di sentire da qualche cantastorie l'avventura di Ulisse o da un mercante. Pensi, pensi quanto poco noi conosciamo della vita di Gesù. Come se ciascuno di noi trovasse dei testimoni della propria vita dal momento in cui io sono stato ordinato sacerdote, lei è entrato nella magistratura, il commissario nella pulizia, il professore, indicando me, ha fatto la sua prima mostra e così via. E la nostra vita conta sì, per il fatto che io sono prete, lei giudice, il commissario commissario, il professore pittore, ma l'infanzia, l'adolescenza i luoghi in cui siamo vissuti, le persone tra cui abbiamo passato l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza, e i libri che abbiamo letto, e gli amori, gli inganni, e possiamo anche fare a meno dell'adolescenza e della giovinezza, ma un uomo è quale i primi dieci anni di vita lo hanno fatto e nulla... Sappiamo di lui se nulla sappiamo di questi suoi dieci anni. Naturalmente la vita di Gesù non ha niente a che fare con la nostra, di lui ci bastano gli anni folgoranti, gli anni testimoniati, ma io sono sempre stato affascinato dai suoi anni oscuri e sempre mi hanno dato dalla fantasia e a scalambri com'è stata la sua infanzia, felice, infelice. Spero per lei che sia stata infelice. Le infanzie felici germinano noia, tristezza, nequizia e subito riprendendosi e rimproverandosi non la consideri una domanda e non mi risponda. È un mio vizio. Quando una persona comincia a interessarmi, guardi, gli faccio delle domande sulla sua infanzia, ma qui è lei che deve fare domande, non io. Io invece stavo dicendo... Restò come ad aspettare da noi suggeritori nella buca il punto cui riannodare il discorso che stava facendo, ma sapeva benissimo ritrovarlo da sé. E infatti dicevo del giudicare, dell'inquisire e del giudicare: e che Cristo avrà voluto forse. Affermare che solo i peggiori possono assumersi un simile compito, soltanto gli ultimi essere in questo i primi. Ma per carità, non veda in questo mio divagare la minima allusione personale: io di lei non so nulla, nulla assolutamente. E lo disse fissandolo e come se invece sapesse tutto. E d'altra parte. I termini peggiori e migliori io li pronuncio in senso evangelico, appunto, dei primi che saranno gli ultimi, degli ultimi che saranno i primi. Stese la mano lentamente, la planò su quella di Scalambri. La faccia gli si illuminò di benevolenza e di affetto. Non so nulla di lei. E ancora si fermò sul nulla a farlo diventare tutto ma le voglio bene grazie Grazie a Luigi Manconi.